Gettate in Dio solo ogni vostra sollecitudine, poiché Egli ha cura grandissima di voi e di quei tre angioletti di figlioli, dei quali ha voluto che foste adorna. Detti figlioli vi saranno, per la loro condotta, di conforto e di consolazione nel corso della vita. Siate sempre sollecita per la loro educazione, non tanto scientifica quanto morale. Il tutto vi stia a cuore ed abbiatelo caro più della pupilla dell'occhio vostro. All'educazione della mente, mediante i buoni studi, procurate che vada sempre accoppiata l'educazione del cuore e della nostra santa religione. Quella senza di questa, mia buona signora, dà una ferita mortale al cuore umano. Carissime spettatrici e carissimi spettatori, a voi tutti il mio saluto di pace e bene, con l'augurio di una buona giornata, aiutati sempre dalla parola buona del nostro Padre Pio da Pietrelcina. Oggi Padre Pio tocca un argomento delicatissimo su cui sono stati spesi fiumi di inchiostro, scritti, libri e manuali, ed è quello dell'educazione, il modo di accompagnare delle coscienze in formazione. Ascolteremo un brano un po' lunghetto che è preso dal volume Per la storia, Padre Pio da Pietrelcina, scritto da Alberto Del Fante e pubblicato nel 1950. Lo dividiamo in due parti. Dice esattamente Padre Pio: gettate in Dio solo ogni vostra sollecitudine, poiché Egli ha cura grandissima di voi e di quei tre angioletti di figliuoli, dei quali ha voluto che foste adorna. Detti figliuoli vi saranno, per la loro condotta, di conforto e di consolazione nel corso della vita. Siate sempre sollecita per la loro educazione, non tanto scientifica quanto morale. Ecco, come avete potuto cogliere sicuramente anche voi, Padre Pio si rivolge ad una mamma che ha sulle spalle il peso dell'educazione, dell'accompagnamento e della crescita dei suoi tre figli. Dunque la vuole anzitutto rincuorare, sostenere. A noi viene in mente un versetto del Salmo 54 che recita così: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Qualche volta può capitare, per una condizione negativa, per un atteggiamento di depressione, di sfiducia o di sconforto, di pensare che sia tutto su di noi il peso di una situazione difficile da portare e che non vi sia davvero neanche per un momento il Signore a farci compagnia, a donarci la sua parola, il suo sostegno. Padre Pio ci ricorda invece che Dio ha a cuore la nostra gioia e che il nostro peso diventa il suo peso. Lui ce lo porta e ci mette nella condizione di poterlo sostenere con una maggiore rassegnazione, con una maggiore forza. Continua poi questo pensiero: il tutto vi stia a cuore ed abbiatelo caro più della pupilla dell'occhio vostro. All'educazione della mente, mediante i buoni studi, procurate che vada sempre accoppiata
l'educazione del cuore e della nostra santa religione, quella senza di questa, mia buona signora, dà una ferita mortale al cuore umano. Ecco, a Padre Pio interessa il benessere integrale della persona. Vorremmo imparare anche noi questa lezione importante. Quando pensiamo ai nostri figli, quando li accompagniamo a destra e a sinistra in giro per la città, provvedere ai loro bisogni, non solo quelli del fisico, ma anche i bisogni dello spirito, perché scoprano questa dimensione importante che appunto è il proprio mondo invisibile. Cari genitori, sempre avanti con fiducia, con coraggio, ma anche con un occhio e con il cuore rivolti verso l'educazione dello spirito. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata a tutti.